Quando qualcuno mi dice ho paura di farlo, beh, bisogna pure considerare, non hai paura di prendere il Covid? I vaccini, definiti la luce in fondo al tunnel di un anno caratterizzato da sofferenza, distanze e nuove regole del vivere. Nel corso di Campania Oggi, la trasmissione di Teleclub Italia, il dottore Luigi Martemucci ha chiarito alcuni aspetti relativi al post-vaccini e di come per i bambini sia ancora tutto in fase di sperimentazione. Breve la durata per produrlo, perché intorno a questo problema si sono letteralmente messi all'opera le più grandi industrie mondiali, i più grandi scienziati del mondo. Le controindicazioni sono quelle di tutti i vaccini standard. Allergia in particolare alle sostanze, al vaccino che uno può fare, ma sono le stesse uguali controindicazioni dell'influenza. Ma queste controindicazioni sono abbastanza semplici, in genere si può avere un po' di febbre, un po' di dolore nella sede dove è stato fatto l'inoculo, ma un po' la febbre che va via con un po' di tachipirina. Non sono state descritte reazioni gravi. Ecco, spieghiamo questa cosa, che il vaccino della Pfizer ha fatto la sperimentazione fino a partire dai 16 anni. Quindi dai 16 anni il vaccino della Pfizer, che è il primo che è arrivato, lo possono già fare a partire dai 16 anni. Successivamente, per la popolazione pediatrica, ci sarà bisogno di studi, perché ovviamente anche nella popolazione pediatrica deve essere fatta la famosa fase 1, 2, 3, che credo avremo, diciamo, in primavera qualche novità. Quando qualcuno mi dice ho paura di farlo, beh, bisogna pure considerare, non hai paura di prendere il Covid?